Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su quest'altro episodio della serie della carriera di WWE 2K19. Nell'episodio precedente abbiamo perso il titolo degli Stati Uniti e stiamo volando per il Giappone. Non ci hanno detto niente cosa faremo in Giappone, perché ci stiamo andando, io credo solo per farci un nome lì e basta, perché ovviamente da quello che posso capire abbiamo perso il titolo, Triple H ci ha licenziato. Ok, non ci ha licenziato, sono tutti qua. Guarda, Shane McMahon, Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Bobby Roode, ci sono tutti. Ok, non siamo stati licenziati, va bene. Allora, parliamo prima con i due wrestler, poi con i general manager. Partiamo con AJ Styles prima. L'animazione ci sta, è bellissimo. AJ Styles ha creato SmackDown, ma le sue fondamenta sono state poste in Giappone. Come ho avuto modo di apprendere, il pubblico in Giappone ha grande rispetto per le tradizioni. Ti conviene essere pronto per la tua prima trasferta. Non preoccuparti, sono nato pronto. Alla prima visita, i novellini devono pagare la cena a tutti i veterani. Spero che ti sia portato una carta di credito. Vabbè, comunque, non ci ha detto niente di particolare. Vediamo cosa ci dice Nakamura. Riposati il più possibile, mi raccomando. Dovrai essere al massimo della forza quando combatteremo in Giappone. Combatteremo contro Nakamura. Mi hanno detto che hai chiesto espressamente di potermi affrontare di fronte ai tuoi connazionali. È un grande onore per me. Un onore che ti fa finire con la schiena a terra molto presto. Vedremo. Vediamo cosa ci dice Daniel Bryan. È bellissima la cosa che si alzano tutti. Una cosa che è un bel passo avanti. Non vedo l'ora di partire per questo viaggio. Già siamo partiti, Daniel Bryan. Come mai? Voglio allontanarmi il più possibile da Triple H. È un aspetto altro che vederti contro Nakamura. Se andrà tutto bene, magari ti infileranno in un match al Dome per un evento speciale del WWE Network. Sarebbe veramente fantastico, spero proprio di farcela. Non mettiamo il carro davanti ai buoi per adesso. Come prima cosa, ti ho organizzato un match con un astro nella scena del wrestling giapponese, così per aiutarti a superare il jet lag. Di chi si tratta? Non te lo dico, sarà una sorpresa. Beh, ce l'ha detto prima lui, siamo contro Nakamura. Spero, non vorrei trovarmi non so chi, ma comunque ce lo stanno facendo vedere anche qui, quindi credo proprio che sia proprio Nakamura. Ok, siamo. Il tuo avversario di stasera si è recentemente affermato con una delle superstar più in vista del suo paese d'origine. E non vedo l'ora di vedervi combattere. Ah, il nostro amico della BCW. Ok, sì, perché lui, Cole Quinn, sì, era. Ha fatto una carriera in Giappone, quindi lui è già molto conosciuto qua. Va benissimo, bene, bene. Ragazzi, non si aspettava di incontrare il suo proprio amico sul ring, non così presto almeno. Ciononostante, prevede un match stellare. Ok. Beh, io credevo che era proprio Nakamura, o comunque. Se è Cole Quinn, ancora meglio. Sì, stringiamogli la mano, va bene. Ok, andiamo con il match. Bella l'arena giapponese, è molto carina. Allora, possiamo partire. Non mi dire che non c'è il commento, perché non lo sento. Il commento non lo sto sentendo. Comunque, ci sarò io, dai, che farò un po' di commenti. Allora, il nostro obiettivo è quello di vincere, non abbiamo altro da fare, diciamo. Non so perché è caduto l'arbitro, ma comunque. Voglio vedere se riesco. No, 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 lasciamola lì. Ok, se facessimo qualche mossa era meglio. Ok.
Allora, io vi posso dire che Cole Quinn si sta dimostrando un avversario abbastanza difficile da battere. Non so perché, forse l'hanno ovviamente modificato, hanno fatto in modo che sia, che deve sembrare uno che ne sa di rispetto a come l'abbiamo lasciato nella BCW. Infatti, diciamo che me ne sta facendo di mosse. Certo, io lo sto un po' contrattaccando quelle che posso, ma comunque usciamo nel ring per ora e vediamo come possiamo risolverla fuori. Ok. Io vorrei, come cosa aggiuntiva, perché intanto la squalifica non c'è con queste cose, fare così. Ok. Non so cosa. Ah, ok, queste sono delle mosse nuove. Queste neanche me le ricordavo. Ok, sono delle mini mosse nuove. Allora, se me le fa fare, ok. Perfetto. Intanto questa è una mossa che si può fare anche senza rischiare di essere squalificati. Perché letteralmente tu non stai colpendo l'avversario con la. Ok. Con la sedia. Quindi possiamo tranquillamente farle queste mosse. L'ho provato con lo schieramento, non è andata a buon fine. Recuperiamo un po' di stamina. Avevo ottenuto la mossa speciale, sperando che sarebbe l'ora di dare un fine a questo match. Andiamo senza mossa finale se ce la facciamo. Ce la facciamo, perfetto. Ok, vediamo cosa ci propongono adesso. Perché fino adesso non so. Ok, è stato un episodio un po' noioso, perché ovviamente sì, abbiamo visto il nostro amico, ma non niente di particolare. Ok, qua. Vabbè, un momento davvero speciale, comincia un nuovo capitolo per una storia iniziata. Adesso la prima serie, si aspetta anche il match, tra Buzz e Nakamura, e sarei venuto fin qui anche gratis. Beh, allora il match contro Nakamura c'è. Però sicuramente sarà la settimana prossima, credo. Io comunque ve lo faccio vedere sempre in questo episodio. Ormai facciamo un episodio con due match in Giappone. Ah, il giorno dopo direttamente. Nella copertina c'è Asuka. You said you had a successful Japanese debut Il last tuo night. debutto in Giappone è stato un grande But spettacolo, tonight, ma che stasera affronterai il re you dello face stile the kingdom potente Songstar in his nel kingdom. suo regno e che And dovrai you will be ritenerti lucky to move fortunato back to America se tornerai in America with con all tutti i your denti al kids. loro posto. Does it really say all that? Davvero dice tutto questo? More or less. Più o meno. Beh, credo che quello che perderà spero che sia proprio tu, Nakamura, perché abbiamo vinto qualsiasi match. Non vorrei che il tuo fosse la nostra prima sconfitta, anche se quella contro Kevin Owens, Sami Zayn, Randy Orton e Triple H, tutti messi contro di me. Sì, è stata la prima sconfitta, però non si può definire un match normale, ovviamente. Allora, partiamo con questo match. Siamo sempre in Giappone e andiamo contro Nakamura. Perfetto, se già inizia così il match, sai. Ok. Allora, sempre come obiettivo abbiamo quello di vincere, sempre normalmente con uno schienamento o una sottomissione. Non so se questo match ve lo faccio vedere tutto o se vi taglierò abbastanza parti. Credo che vi taglierò abbastanza parti, perché già il video credo che già sia durato abbastanza, quindi credo che vi farò vedere alcune mosse nel mezzo del match e ovviamente anche la vittoria. Ragazzi, mi sono accorto di una cosa: mentre qua facciamo mosse speciali, mosse finali e a non finire,
mi sono accorto di una cosa, che il pubblico ci fischia. Certo, perché ci sono pensato solo adesso, perché siccome Nakamura è... Ok. Siccome Nakamura è giapponese, ovviamente il pubblico è tutto dalla sua parte. Quindi noi che non siamo giapponesi, ovviamente, e siamo per... abbiamo il match sotto controllo, ovviamente ci fischia. Quindi già hanno aggiunto anche il pubblico che riconosce anche cose così. È un'ottima cosa già in questa trovata. Vediamo se questo schienamento va a buon fine, non credo proprio. Perché se già quello con la mossa finale non è andato bene. Allora, vediamo se va bene anche questa mossa speciale. No, non è andata bene, non è andata bene. E forse ci sta facendo la sua. Sì, ci ha fatto la sua. Cioè, è la prima mossa che fa in tutto il match, ragazzi, eh. Quindi, tanto per farvi capire quanto ha lottato Nakamura, eh. Non possiamo uscire dal ring? Ragazzi, abbiamo perso il primo match. Abbiamo fallito il primo obiettivo. Ma noi riproviamo, ovviamente, perché non possiamo far finire l'episodio senza una vittoria. Quindi rifacciamo tutto da capo. Ragazzi, forse perdiamo anche questo, eh. Forse c'è il rischio di c'è la possibilità di poter perdere anche questo. Non sono riuscito neanche a contrattaccargliela. Mannaggia. Credevo che era un match molto più semplice. Dobbiamo stare attenti perché lui ha una mossa speciale e la sta utilizzando adesso. E vai. E gliel'abbiamo contrattaccata. Quindi abbiamo ottenuto noi la mossa speciale. Vediamo se la fa fare, se l'è fatta fare. E andiamo con lo schienamento. Io non direi di poter vincere, ma intanto... Perfetto. Aveva il corpo completamente rosso, quindi... ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Vediamo cosa succede adesso. Abbiamo ottenuto due vittorie in Giappone. E vediamo cosa succede. Mica male come risultato per la sua prima visita in Giappone. Non solo è riuscito a vincere, ha persino sconfitto Nakamura nel suo territorio. Davvero notevole. Nakamura intanto si è rialzato. Ha un microfono in mano. Beh, stasera la vittoria è stata tua, la prossima volta finirà in modo diverso, con il mio ginocchio sulla tua faccia. Ok. Quindi da quello che abbiamo capito, la storia del titolo degli Stati Uniti si è conclusa. E quindi abbiamo un nuovo nemico. Abbiamo Nakamura come nemico. Ragazzi, io direi che per questo episodio può essere tutto. Ci vediamo direttamente al prossimo con il proseguimento della nostra faida contro Nakamura. Io vi ricordo di lasciare un like, di commentare se volete e di iscrivervi al canale. E ci vediamo al prossimo episodio.